Viernes della terza settimana del tempo ordinario. Continua il nostro percorso con la lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti dal 32 al 39. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni, dopo aver ricevuto la luce di Cristo, fa riferimento al giorno del battesimo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora esposti pubblicamente, insulti, persecuzione, ora facendo verso di dali con coloro che venivano trattati in questo modo. Ricorda che il battesimo veniva conferito alle persone adulte, dopo che avevano fatto un tempo di catecumenato, di preparazione, di catechesi, di comprovazione di una vita di virtù, venivano accettati per ricevere il battesimo. Non era mi voglio battezzare, andava così, no, veniva valutato dalla comunità. La comunità vedeva e diceva: questa persona sì, si sta preparando, ha lasciato i vizi, ha cominciato a camminare seguendo il Vangelo, e poi faceva la confessione pubblica davanti alla comunità dei suoi peccati e veniva unto con il crisma, con l'olio dei catecumeni, e poi per la veglia di Pasqua, dopo è stato aggiunto anche Pentecoste, veniva battezzato. Se in questi scrutini, in questa valutazione, lui ancora non aveva cambiato di vita, non aveva smesso i vizi, o come disse San Giovanni Crisostomo, non praticava la virtù di una forma facile, senza sforzo, veniva rimandato al prossimo anno. Tutta questa qualità cristiana o dei futuri cristiani è venuta persa con la conversione dell'impero, quando con Costantino si fece la pace. Invece di entrare di A1, di A5, entravano di A migliaia, per paura ad essere perseguitati dall'impero che era diventato cristiano. Così che questa qualità si è persa. No? E continuo con la lettura. E dice che soffrivano tutto questo. Non abbandonate, dice, dunque, la vostra franchezza, cioè una traduzione più precisa sarebbe la verità, ma l'essere veraci, essere genuini, alla quale è riservata una grande ricompensa, cioè la vita eterna. Avete solo bisogno di perseveranza, perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso, la vita eterna. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Che è bello come parla dell'incontro con l'amato. L'amato sta per venire. Il mio giusto per fede, il giusto per fede vivrà. Che cosa fantastica. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Parola di Dio. Che cosa, no? Noi il cedere all'annuncio, il cedere, il non praticare la vita cristiana una volta che è stato ricevuto il battesimo, significa suicidarsi. Cioè, noi non siamo di quelli che cedono per la propria rovina. Ecco la chiave. Questo è il punto. Il punto della conversione è questo. Il punto dell'annuncio, il punto del perché fare del bene, del perché essere onesto, perché essere fedele, perché porta alla salvezza, e contrario alla rovina. Chi non li fa si rovina a se stesso, si distrugge, si suicida spiritualmente. L'annuncio porta qualcosa di spettacolare, cioè la vita eterna. Quello che è in gioco è la vita eterna, non è l'apparenza del mondo, un titolo, no, è vita eterna.
Salmo 36, secondo la Bibbia, anche il 37. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e esaudirai i desideri del tuo cuore. No? Questa felicità comporta una nuova forma di pregare, una nuova forma di vincolarsi con Dio. Prima era illuminato o alla forma degli idoli. Offro, 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 offro. E l'idolo ricambia, paga. No? Invece qua no, il movimento è da Dio, parte da Dio. È Dio che ti dà lo spirito per poter pregare. È Dio che ti accoglie, è Dio che ti dà la forza attraverso il suo spirito. È Dio che viene a salvarti, è Dio che ti dà la grazia dall'inizio con il battesimo. Vedi che non c'è uno sforzo personale. Il sforzo personale a cui faceva riferimento la lettera agli Ebrei, possiamo dire, è la preparazione del contenitore. Come tu, quando vai a riconciliarti, non è che entri in una chiesa, vedi un prete lì disponibile, ti vai e non sai a volte né cosa dire. Ci sono persone così. No, digiunare, pregare, Signore, manda il tuo spirito, preparami un tuo rappresentante che mi possa parlare attraverso di te, che mi possa dare una vita nuova. Non voglio peccare più, Signore. Il desiderio di chi si riconcilia, chi confessa i peccati, Signore, faccio vergogna, non voglio peccare più, Signore, dammi la tua forza. Questa è conversione. Nel Vangelo d'oggi, Marco 4 dal 26 al 34, in quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma, vegli, di notte e di giorno il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stello, poi la spiga, poi il chicco pieno di spiga, e quando il frutto è maturo, subito gli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato, cresce e diventa il più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli e spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Questa bellezza di pedagogia che il Signore sta utilizzando è perché è gente semplice, gente che per il momento fa fatica a capire che il regno di Dio possa essere così grande, ma alla volta così delizioso, così semplice. Cioè, in altre parole, sì, tu semina, fai, ma la crescita della tua fede non la farai tu con il tuo proprio sforzo. Devi smettere di credere che raggiungerai la vita eterna con il tuo proprio sforzo. Il Signore ha lasciato la Chiesa, cioè ha lasciato gli strumenti, i sacramenti, la guida, la parola, i sacramentali. Perché? Perché è Lui che viene a dare la crescita della tua fede. È Lui che fa crescere la tua vita spirituale. Immagina che bello! Non sei tu che ti fa santo, è Lui che ti fa diventare santo, è Lui che ti fa attraente. Lasciati guidare, lasciati. La vita dei santi è questa, il combattimento interiore. Sì, è vero che soffrivano esteriormente, come l'ha detto la lettera agli Ebrei, vengono perseguitati, marginati. Il cristiano è questo, che sperimenta il rifiuto della società in cui svolge la sua attività, e la fa bene perché è un cristiano, perché rispetta la legge civile. Il cristiano rispetta la legge positiva, perché moralmente quello è meritorio per la vita eterna, perché è una legge buona. Ma quando la legge è contraria alla fede cristiana, cioè uccidere, aborto, eutanasia,
unioni illegali, fornicazione, libero, eccetera, eccetera, il cristiano non è obbligato a compierla. Ecco perché, hai capito, la vita è preziosa, la vita spirituale, perché te la dà Dio, il cammino, la strada, la grazia, te la regala Dio, perciò è grazia, perciò è gratuita. È bello capire questo, che anche se noi facciamo tutto l'sforzo, come dici, io non posso smettere di fumare, ma lascia che agisca Dio, smette di comprare le sigarette, fai e dona questo soldi che tu dovevi dare al mese ai poveri, e vedrai come quando ti viene toccata la tasca la volontà e le virtù iniziano a crescere, ma la grazia te la dà Dio. Ecco perché la società le dice al fumatore: no, fumare non è peccato, guardare pornografia no, non è peccato, è ammirare la bellezza, andare toccando, andare facendo questo. No, se questo non ti pensa, vai con l'altro. Non è adulterio, non è convivenza, non è fornicazione. Alla fine è la natura, così parla il mondo. Perché nel mondo manca la luce di Cristo. E guardate com'è il meccanismo. Il Signore chiama, accetta questi che vogliono diventare luce, li fa diventare luce perché portino la sua luce, la luce di Dio, non la luce personale. Chi si annuncia a se stesso già è distrutto. Io, perché nel mio gruppo, nella mia parrocchia, nella mia famiglia, e quando si parla, il mio figlio. Ma è quel prulare. È bellissima questa la parola, no? Ecco, mettiamoci sulla strada. Fatti trovare da Gesù. Fatti trovare dall'amato, non nasconderti. Fatti trovare da questo che è capace di trasformare la tua vita, di che la tua vita diventi il regno dei cieli. Se hai figli o non hai figli, fai questo esercizio, questo compito per casa. Immagina che viene un adolescente, ma un adolescente cristiano, non uno catechizzato dal mondo che non vuole accettare nessuna verità, no? Uno di questi adolescenti moderni che credono che tutto quello che dice, che c'è in giro sulla web, sull'internet, è vero, e quello che dice papà o mamma è sbagliato. Questo adolescente ti dice: papà, mamma, con le tue parole mi dici per te come il regno dei cieli? Senza fare un castello di nubi, spiegale con la tua vita, scrivilo nel libro dell'anima, nel libro intimo, come tanti santi hanno raccomandato. Scrivilo. Per me il regno dei cieli è tal cosa, perciò lo condivido con te. Più avanti, quando toccheremo questo tema, potremo andare un po' più profondo su questo. Adesso lasciati andare, lasciati inseminare dallo Spirito, perché tu possa dare frutti di vita cristiana. Che il Signore ti benedica, ti protegga, e Maria Santissima continua a presentarti il suo figlio. Ciao ciao, buona giornata. San Benedica. E ricordati che la nostra ultima fermata è nella vita eterna.